Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci ancora con la chitarra. Oggi vorrei spiegarvi il barré. Che cos'è il barré e come usarlo? Canta, 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 cantare in libertà. Bene, il barré praticamente è una soluzione che si utilizza per la chitarra. Che fa in modo di poter prendere tutti gli accordi, sia maggiori che minori, nella stessa posizione. Cioè, che cosa significa? Barré vuol dire mettere un dito, che è il primo dito, a coprire un intero tasto, quindi a pigiare tutte le corde contemporaneamente in un tasto. Quindi, che cosa, come si può utilizzare? Vi spiego prima come si utilizza, diciamo, nella prima corda, perché ci sono due modi di fare il barré. Uno è nella parte alta, quindi nella sesta corda, quella più alta, e l'altra considerando invece la penultima corda, la quinta, la corda del La. Partiamo analizzando la prima corda, che è la corda del Mi. Questa corda sappiamo che essendo il Mi, se noi volessimo suonare l'accordo di Mi maggiore, lo suoneremo in questo modo qua, lo conosciamo già. Quindi mettendo la posizione delle dita in questo modo qua. Quando noi vogliamo prendere accanto al Mi, mezzo tono accanto al Mi, c'è il Fa, l'accordo di Fa, dovremmo spostare di un semitono tutte le note. E quindi questo dovrebbe essere Fa, solo che ci sono delle corde a vuoto, che sono queste, che non riescono a spostarsi, cioè noi possiamo spostare solo queste. Quindi dovremmo spostare anche quello che è il capotasto, perché è di qua che le corde partono ad essere tese, ok? Quindi non potendo spostare il capotasto, dovremmo spostarlo mettendo un dito in questa posizione. Quindi se noi prendessimo il Mi in questo modo, con queste altre tre dita, spostando queste dita di un semitono, e mettendo al posto del capotasto il nostro primo dito a coprire tutta la corda, ecco che avremo finalmente l'accordo di Fa maggiore. Se vogliamo l'accordo di Fa diesis, quindi spostato ancora un semitono, dobbiamo spostarci in questa posizione ancora di un semitono tutte le note. Non è semplice. Quindi Fa diesis, se noi andiamo avanti avremo il Sol, eccetera eccetera. Quindi se noi consideriamo questa prima corda e vogliamo prendere ad esempio l'accordo di La maggiore con il barré, perché l'accordo di La maggiore sappiamo essere questo, però se noi vogliamo prenderlo con il barré, perché ci dobbiamo anche allenare a farlo, come dobbiamo fare? Dobbiamo andare a vedere dove si trova il La su questa corda. Quindi se questo è Mi, Fa diesis, Sol diesis e La, sappiamo che ogni tasto è un semitono di distanza, quindi La, mettiamo il barré su questa corda e prendiamo con queste altre tre dita la posizione del Mi maggiore. E questo sarà l'accordo di La. Sentite che è uguale? Suona diversamente perché è una posizione diversa, però le note sono le stesse. Ok, quindi in questo modo noi possiamo prendere tutti gli accordi maggiori in questo caso utilizzando il barré. Quindi facciamo un altro esempio: Do maggiore, quindi questo è Mi, Fa diesis, Sol diesis, La diesis, Si, Do, che sappiamo perché fra il Si e il Do non c'è il semitono, cioè è già un semitono. Quindi mettiamo ancora la posizione del Mi, prenderemo qui il Do maggiore. Ok, questa è la soluzione per prendere tutti gli accordi in barre maggiori. Se vogliamo prendere un accordo minore è semplicissimo. Abbiamo detto che questo è il Mi maggiore e il Mi minore basterà sollevare questo dito e diventa minore. Quindi, che cosa significa? Che se noi abbiamo ad esempio preso il Fa maggiore in questo modo, basterà togliere il dito del centro e prendere l'accordo minore. È tutto qua, è semplicissimo. Ad esempio, prendiamo il Sol maggiore, togliamo questo, Sol
Sol minore. Semplicissimo. La maggiore, La minore. La diesis maggiore, La diesis minore. Quindi è molto semplice. Se noi troviamo un accordo che dica Sol diesis minore, noi andiamo a vedere qual è il Sol diesis, è questo. Prendiamo il Sol diesis, questo è maggiore, così sarà minore. Ok? Credo si capisca, poi ci vuole un po' di pratica, però è molto semplice. Passiamo sulla corda, la penultima corda, perché ci sono due modi per fare il barré. Uno è sulla prima corda, considerando questa corda, e l'altra è considerando la penultima corda, la quinta, quella del La. Quindi sappiamo che se vogliamo prendere ad esempio un accordo minore, partiamo dalla posizione del La minore, perché questo è il La. La minore. Se vogliamo il La maggiore è questo, che già abbiamo visto. Proviamo a decidere di prendere il La diesis minore. Quindi cambiamo le dita, le prendiamo con queste altre tre. Il sistema è lo stesso, solo che è più spostato in basso di una corda. Se questo è il La minore, andando qui di un semitono avremo il La diesis minore. Questo sarà il Si minore. Tu sì che sei speciale. Va bene, questo è il Si minore, quindi avremo accanto Do minore, Do diesis minore, Re minore e così via, sempre considerando questo come basso, diciamo. Ok, quindi se vogliamo prendere ad esempio Re minore e vogliamo considerare questa corda, avremo La, La diesis, Si, Do, Do diesis, Re, mettiamo la posizione del La minore con queste tre dita e avremo il Re minore, ok? Che ha lo stesso suono. In questo modo possiamo prendere tutti gli accordi, sia maggiori che minori, con il barré. Quindi, allo stesso modo, se vogliamo un accordo maggiore sulla corda del La, questo è il La maggiore, che solitamente noi prendiamo con queste tre dita, però lo prenderemo con queste tre e sposteremo portandoci, diciamo, il capotasto appresso, però utilizzando il nostro primo dito. Quindi vuol dire che Si bemolle o La diesis sarà questo, ok? Questo sarà il Si naturale e qua avremo il Do. Vi consiglio di mettere prima queste dita e poi il barré, perché se mettiamo prima questo è difficile poi spostare queste tre, perché sono un po' legate, soprattutto all'inizio. Fate questo, ok? E questa è la posizione per gli accordi maggiori e il barré utilizzando la quinta corda. Spero si sia capito. Il barré è è una posizione abbastanza tosta della chitarra all'inizio soprattutto, e quindi dovete fare molta pratica. Vi consiglio di iniziare a prendere la posizione del barré anziché in alto, più verso il manico sottile, cioè quindi più partendo ad esempio dal quinto tasto o addirittura dal settimo tasto, in modo che sia nella posizione del Fa o del Mi maggiore che quella del La maggiore o minore sia un po' più comodo, perché è un po' più piccola questa parte come tasti, mentre qua i tasti sono un po' più larghi e quindi la posizione può essere più scomoda all'inizio. Se vi stancate, riposatevi e poi dopo ricominciate. Ci vuole un po' di tempo, abbiate pazienza, ma vedrete che poi così potrete prendere davvero tutti gli accordi utilizzando il barré. Ciao ciao, alla prossima!